Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono l'influencer e il mio motto è sempre quello: influenzare su Firenze. In questi giorni è uscita la terza stagione dei Medici. Quale poteva essere il momento migliore se non ora per parlare di questa famiglia che ormai sta spopolando non solo su Firenze ma praticamente in tutta Italia e all over the world. In questo video vi racconterò 8 curiosità della famiglia dei Medici. Partiamo subito con la prima curiosità. Cosimo il Vecchio rifiutò un progetto di Brunelleschi. Praticamente nel 1400 rifiutare un progetto di Brunelleschi era un po' come se oggi, nel 2019, arrivasse da te Valentino Garavani e ti dicesse: Ciccia, sai cosa? Per questo Capodanno te lo faccio io un vestito, te lo cucio, te lo disegno. E tu gentilmente rispondessi: grazie Vale, ma ho comprato un vestito da Primark. La seconda curiosità riguarda la gotta. Voi direte: che è sta gotta? Non è quando uno sgotta, che quella è un'altra cosa, cioè lasciate proprio stare. La gotta è una malattia. E direte: che cacchio c'entrano i Medici? Era la malattia dei Medici, infatti la chiamavano anche la gotta dei Medici. Sì, in effetti detta così fa un po' ridere. Soffrivano di questa malattia, tant'è che uno dei membri della famiglia Medici era proprio denominato Piero il Gottoso, cioè da quanto questa malattia era proprio attribuita alla famiglia dei Medici. Il termine gotta deriva dal latino gutta e significa goccia, perché era una goccia di umore che cadeva all'interno delle articolazioni e quindi provocava dolore e infiammazione. Questa malattia veniva anche chiamata malattia dei re perché colpiva molto spesso le persone che vivevano una vita agiata. I bambini di famiglie nobili, ricche, eccetera, venivano tenuti chiusi nelle ville, nelle case, per evitare che andando in giro si ammalassero, prendessero delle malattie, delle malarie. Questo però comportava un altro danno, perché non uscendo, stando sempre chiusi in casa, questi bambini non erano esposti al sole e quindi erano molto carenti della vitamina D. E questa carenza di vitamina D ovviamente portava alla fragilità delle ossa. Terza curiosità, nella famiglia dei Medici ci furono ben 2 papi. La famiglia dei Medici a un certo punto, nella metà del 1400, voleva espandere il loro potere anche su Roma e arrivare alla cerchia papale. Questo avvenne grazie al matrimonio tra Lorenzo il Magnifico e Clarice Orsini, che appunto era romana. Infatti il figlio di Lorenzo e Clarice, Giovanni, divenne poi Papa Leone X. Suo cugino Giulio, che era figlio di Giuliano, il fratello di Lorenzo il Magnifico morto nella congiura dei pazzi, divenne Papa Clemente VII. Se abbiamo parlato di uomini e di papi, la quarta curiosità riguarda invece le donne, perché ci furono 2 papi nella casata dei Medici, ma ci furono allo stesso tempo 2 donne che divennero regine di Francia. Queste 2 donne furono Caterina dei Medici e Maria dei Medici. Sposarono rispettivamente Enrico II e poi Maria Enrico IV. Ovviamente questi matrimoni ebbero un ruolo rilevante a livello politico, perché i matrimoni venivano fatti per sancire degli accordi, suggellare dei patti, ma le donne di casa Medici che andarono in Francia ebbero un ruolo rilevante anche a livello culturale, perché fu proprio grazie a Caterina e poi dopo a Maria che arrivarono in Francia moltissime cose. Per esempio, Caterina portò in Francia l'uso delle forchette. Mi sono sempre chiesta: ma questi come mangiavano fino a quel momento? Con le mani, cioè prendevano la scodella e succhiavano la minestra in questo modo. Ma che razza di gente? Poi fanno tanto gli chic, le fromage, le baguette, e poi questi mangiavano con le mani fino al 1500, cioè hanno avuto bisogno di Caterina che gli portasse le forchette da casa. Per non parlare di tutti i piatti tipici fiorentini che arrivarono in Francia grazie a lei. Per esempio, la zuppa di cipolle, le crêpe, che dice le crêpe erano le crespelle fiorentine, la besciamella, il gelato. E poi, ultima, vi dico questa e non ve ne dico più, grazie a Caterina dei Medici arrivarono in Francia
le mutande. Che anche lì io mi sono chiesta, ma scusa, e queste andavano in giro senza mutande? Poi vengono a dire a noi che c'è le sudichon laggiù, le sudichon senza mutande? Ma che storia è questa? E la prossima volta che un francese vi dice, ah, la franciale, cosa voi gli dite? Senti ciccio, tu non avevi le mutande fino ai 1500, vedi di staccarmino, eh? Andiamo avanti con la quinta curiosità sulla famiglia dei Medici, questa volta riguarda proprio Lorenzo il Magnifico. Quanti di voi sanno perché Lorenzo il Magnifico si chiama proprio il Magnifico? Voi sicuramente pensate che Lorenzo il Magnifico si chiami così perché era un pezzo di un bonone, un grande, un yeah, cioè facevano, capito, i cori da stadio, oh, Magnifico, Magnifico. E quindi lui, gasatissimo, perché era un boss, lo chiamava il Magnifico. Non è andata così. Questo nome deriva dal titolo onorifico di Magnifico Messere. Questo titolo veniva dato a chi aveva la carica di gonfaloniere della giustizia, che era una tra le più alte cariche della Repubblica Fiorentina. Lorenzo il Magnifico in realtà non arriverà mai a questa carica, perché per ottenerla si doveva avere 45 anni, lui morì che ne aveva 43. Ma Lorenzo venne chiamato ugualmente Magnifico Messere già dall'età di 21 anni, quando appunto il padre Piero morì. Titolo esatto con cui ci si sarebbe dovuti rivolgere a Lorenzo sarebbe stato il Magnifico Lorenzo. Soltanto che nel tempo venne perso questa accezione e Lorenzo divenne semplicemente, come lo conosciamo oggi, come resterà conosciuto per sempre, Lorenzo il Magnifico. La sesta curiosità riguarda i Medici e un altro VIP internazionale. Sto parlando di lui. Sì, è proprio lui. Galileo Galilei. Dovete sapere che Galileo Galilei, fisico, astronomo, chi più ne ha più ne metta, fu niente popò di meno, che maestro di Cosimo II. Vabbè, maestro di uno dei Medici. Ma Galileo Galilei, al nostro caro Cosimo, gli dedicò persino un trattato di astronomia. E non è finita qui. Voi pensate di fare ora i ganzi, ti dedico la stella, ti ho comprato questa stella, ma nel 1600 Galileo Galilei dedicò 4 satelliti da lui scoperti, cioè 4 satelliti, l'ha scoperti lui, cioè non è che l'aveva scoperti un altro, l'aveva scoperti lui, 4 satelliti di Giove, e li dedicò a Cosimo dei Medici. Chiamandoli ovviamente, qui proprio cade il tocco di classe, la ciliegina sulla torta, Astri Medicei. Io sono innamorata di Galileo perché a me non mi ha dedicato niente, come mai? Che perché? Anch'io voglio la dedica di un satellite che ha scoperto, non si può avere? Tre fortune ai Medici, ragazzi. Settima curiosità, e qui andiamo un po', come dire, sul trash. Giovanni dalle Bande Nere, che fu colui che insieme a Maria Salviati riunì la casata Medici, decise bene di prendere suo figlio e lanciarlo dalla finestra. Allora, parliamone. Giovanni dalle Bande Nere un giorno si svegliò e disse a Maria Salviati, appunto, che era la moglie, Maria, te devi fare una cosa, adesso te vai giù, fuori, in strada, ti metti nella strada e stai così nella strada. Lui raccattò il suo figliolo nella collina nel letto e salì su al secondo piano, s'affacciò dalla finestra e gli fece Maria, hai volo, fium! E lanciò il figliolo giù dalla finestra. Con Giovanni dalle Bande Nere che lancia il suo figliolo fuori di finestra abbiamo toccato il fuoco. Alla base c'era un motivo concreto ed è questo che spaventa. Lui disse che doveva lanciare suo figlio fuori di finestra
per vedere se piangeva o meno, per testare e temprare il carattere di suo figlio, che avrebbe dovuto essere un valoroso condottiero, un valoroso erede capace di guidare appunto Firenze. Devo dire, un gesto un po' estremo. Poteva anche, non lo so, accertarsene in altro modo, gli levava un giochino, non lo so, qualcosa di più tranquillo, non c'era bisogno di volarlo di sotto dalla finestra. Ad ogni modo, dobbiamo riconoscere a Giovanni dalle Bande Nere che ci aveva visto giusto, perché quello che lanciò di sotto dalla finestra, che sopravvisse, perché c'era Maria lì sotto a pigliarlo così, non era un figlio qualunque, ma era Cosimo I, Granduca di Toscana. Concludiamo l'ultima curiosità, l'ottava curiosità sulla famiglia dei Medici, parlando dello stemma. Ovviamente non si può non parlare dello stemma, perché se venite a Firenze, se guardate anche la serie TV, qualsiasi cosa che riguardi i Medici, questo stemma ve lo trovate ovunque, cioè ce lo infilano dappertutto. Lo stemma dei Medici, ovunque c'è lo stemma dei Medici. È uno scudo dorato con delle palle rosse. Cosa mi rappresentano queste palle rosse? Molto semplicemente rappresentano il loro lavoro, perché loro erano banchieri, appartenevano all'arte del cambio, e quindi quelle palle rosse non sono altro che il simbolo delle monete. Fino a circa il 1400, metà del 1400, ci sono un numero non definito di palle, quindi 7, 8, 9, 11. Dal 1400, metà 1400 in poi, questo numero diventa 6, quindi troverete 6 palle. Da metà del 1500 in poi lo stemma ebbe un'altra evoluzione, ma verrà aggiunto sopra una corona, ve lo metto qui, perché la corona era indicativa del titolo che avevano raggiunto con Cosimo I di Granduchi. Bene, siamo giunti anche alla fine di questo video. Io vi ho svelato 8 curiosità sulla famiglia dei Medici, ma ce ne sarebbe da raccontare. Fatemi sapere nei commenti se questo video vi è piaciuto, se conoscete qualche altra curiosità che volete condividere. Ovviamente seguitemi sui miei canali Instagram, Facebook e YouTube per non perdervi nessun video e nessun aggiornamento.